Dunque, il concorso nasce per volontà della Regione Marche, che lo ha istituito e ha voluto valorizzare tre grandi nomi internazionali, Tebaldi, Gigli, Corelli, valorizzando però anche il territorio marchigiano, per cui la prima tappa sarà a Pesaro e a seguire le altre città che hanno dato i natali a questi cantanti, grandi cantanti. Ecco, Pesaro, nell'occasione anche delle celebrazioni della capitale della cultura, ha voluto valorizzare questo evento indicando e individuando nel Consorzio Marche Spettacolo l'ente ideale dal punto di vista della realizzazione di questa attività per le competenze realizzative e dal punto di vista anche della valorizzazione territoriale. Questo focus che permette, entrerà per 3 anni, di tenere un concorso di livello internazionale che inizierà da Pesaro, poi proseguirà negli altri luoghi, delle Marche, delle Lezioni, degli altri artisti, ma che porterà dal mese di marzo, nel mese di marzo per 4 giorni, artisti selezionati da tutto il mondo che potranno partecipare. La call inizia in questi giorni e terminerà il 31 di dicembre, poi avrà la fase di selezione e preselezione per arrivare poi ai finalisti nelle giornate pesaresi del Teatro Rossini. Una bellissima opportunità non solo di visibilità per la città di Pesaro, ma per rilanciare insieme di questi grandi artisti e della vocazione marchigiana alla musica, uno scenario importante dal punto di vista lirico per tanti artisti giovani che potranno quindi avere una ribalta importante, anche un premio importante e anche attraverso il riconoscimento di questo concorso entrare in programmazioni importanti delle istituzioni che partecipano al concorso, mettendo a disposizione i propri sovrintendenti e direttori artistici per una giuria che sarà presieduta da Dominique Meillet, direttore artistico e sovrintendente della Scala, ma che poi vede assieme gli artisti, i direttori artistici, i sovrintendenti delle principali istituzioni marchigiane, che quindi dà veramente spessore, qualità e continuità a un progetto e a un concorso che appunto parte con solide basi per poter potenzialmente andare anche oltre i primi 3 anni preventivati.